ci troviamo a Torino con Luca Buggio, autore torinese che ha scritto una trilogia ambientata proprio nella Torino del Settecento. Noi ci troviamo nel caffè Albicerin, che è un locale storico di Torino, settecentesco, proprio come gli eventi che vengono narrati nel libro. Sì, la trilogia è composta appunto da 3 volumi, La città delle streghe, che è il primo, La città dell'assedio e La città dei santi. Tutti e 3 sono ambientati a Torino e Luca, se ti va di parlarci un pochettino anche della, insomma, della collocazione temporale così particolare. Con molto piacere, grazie. Allora, i 3 romanzi sono ambientati nella Torino di inizio Settecento. Raccontano le vicende di 2 personaggi decisamente diversi, una spia del Duca di Savoia e una saponaia di Borgodora, le cui vicende si intrecciano all'interno di un periodo storico molto importante e delicato, che è quello che poi culmina con l'assedio di Torino del 1706. Io avevo in mente la storia, gli intrecci e i personaggi da molto tempo, ma per lungo tempo non sapevo proprio dove ambientare la storia, quindi avevo degli appunti ma non avevo mai iniziato realmente a scrivere nulla, finché nel 2006, per curiosità, sono andato ad assistere a una conferenza sull'assedio di Torino, di cui sapevo pochissimo, e mi si è aperto un mondo, perché ho scoperto una vicenda veramente appassionante e che rispondeva esattamente ai requisiti che cercavo io. Intanto perché si tratta di un momento storico che è una sliding door tra quello che sarebbe potuto essere e quello che è stato, naturalmente. Se l'assedio fosse finito con una sconfitta da parte dei torinesi, e c'erano tutte le premesse perché ciò avvenisse, visto che le forze assedianti erano decisamente superiori a quelle che difendevano, Torino, il Ducato di Savoia, Torino sarebbe caduto, il Ducato di Savoia sarebbe diventato una provincia francese, con tutte le conseguenze che ciò comporta. Invece, vincendo l'assedio di Torino, il Duca di Savoia è potuto andare a Utrecht nel 1713 a sedersi al tavolo della trattativa dalla parte di chi ha vinto, e come ricompensa per aver fatto la sua parte in questa guerra ha avuto come premio la Sicilia e specialmente il titolo di re. La Sicilia poi è stata scambiata con la Sardegna, ma quello che è rilevante a questo punto, dal punto di vista proprio delle conseguenze storiche, è renderci conto che l'assedio di Torino è ciò che ha fatto sì che il Ducato di Savoia sia diventato il Regno di Sardegna, che poi ha avuto delle conseguenze che noi ben conosciamo per l'unità d'Italia. Quindi realmente ci siamo trovati a Torino nel 1706 di fronte ad una sliding door che avrebbe potuto condurre in una direzione piuttosto che nell'altra. L'altro aspetto per cui è decisamente interessante l'epoca che ho scelto è che siamo in una zona di confine culturale. Alla fine del 600 si bruciavano ancora le streghe, quindi c'era un fortissimo senso di superstizione e religiosità. Da metà del 700 arriva l'illuminismo, quindi un completo ribaltamento, viene innanzitutto al di fuori la razionalità delle persone, e questo è ciò che io metto un po' in luce nei caratteri dei 2 protagonisti. Contrapposizione. Esattamente. Parliamo proprio dei personaggi. Il cuore della vicenda è rappresentato dai 2 protagonisti, cioè Gustin e Laura, che sono anche un po' in contrapposizione, nel senso che Gustin è un uomo molto razionale, forse un po' un precursore della mentalità illuministica, mentre invece Laura è una ragazza che è diciamo più vicino al cuore paranormale e magico della storia. Vuoi parlarci dei tuoi protagonisti? Sì, certo, naturalmente. appunto, come hai detto, loro rappresentano un po' le 2 mentalità che cominciano ad affacciarsi e a convivere all'inizio del Settecento. Laura è la tipica ragazza del Seicento, è una ragazza di buona famiglia, una ragazza per bene, della bassa borghesia, poi per le alterne vicende che le capitano, caduta un po' in disgrazia, esatto. Una serie di sfighe. Esatto. Okay. Però lei è la tipica ragazza del 600 a cui, se dicono di notte chiuditi in casa perché fuori c'è il diavolo che uccide le persone, lei ci crede. Seems legit. Anche perché poi effettivamente queste cose capitano, cioè le persone ammazzate il mattino dopo si trovano. La questione è che Laura ha anche
delle capacità, dei talenti di cui lei stessa non è perfettamente consapevole. Comunque diciamo che ha delle capacità che la fanno entrare più facilmente in risonanza con ciò che non può essere spiegato con la ragione. Gustin è esattamente l'opposto. Gustin è un ex monello di strada che per una sua serie di vissuti odia la chiesa, odia i preti, odia la superstizione e ci gode a trovare delle spiegazioni che smentiscano ogni ipotesi di superstizione. Diciamo che questo è un perno proprio del libro. E nonostante questo, nonostante comunque il protagonista sia l'emblema della razionalità, emerge proprio prepotentemente l'atmosfera paranormale. Sì. Quasi c'è un romanzo storico, ma ha dei momenti che si avvicina veramente molto al paranormal, lo possiamo addirittura definirlo il fantasy. Come mai questo? È un genere che ti piace? Volevi inserire questo elemento? Mi piaceva inserirlo perché intanto la storia dell'inizio del Settecento, sia dal punto di vista appunto storico torinese, sia dal punto di vista culturale, è l'embrione che ha dato vita a delle suggestioni. Allora, intanto durante l'assedio sono capitate delle cose che i torinesi hanno spiegato in maniera soprannaturale. Il soprannaturale dell'epoca si spiega soltanto in due maniere, Dio o il diavolo. Assolutamente manicheo e assolutamente religioso, però il soprannaturale è qualcosa con cui i torinesi d'inizio Settecento convivevano. Quando è iniziato l'assedio di Torino, 12 maggio 1706, le armate francesi sono arrivate a scavare le trincee intorno alla città, c'è stata un'eclisse di sole e questa cosa è stata interpretata in maniera soprannaturale dai torinesi, perché c'è un simbolismo fortissimo. 12 maggio 1706 in cielo si vede la costellazione del Toro. Il Toro è il simbolo e il protettore di Torino. Il re di Francia, Luigi XIV, è noto come Re Sole. Quindi il momento in cui i francesi arrivano ad assediare Torino, si oscura il sole e il Toro oscura il sole. Questo per i torinesi è un simbolo, no, di più, è un messaggio che Dio sta dando alla cittadinanza. State tranquilli, il Toro oscura il sole, quindi voi vincerete l'assedio. Questo dal punto di vista storico è rilevante perché la popolazione è stata tranquilla per tutti i tre mesi di assedio. Anche se i francesi facevano dei bombardamenti mirati sulla città e invitavano la popolazione a ribellarsi ai Savoia, che li avrebbero trattati bene, in caso contrario, presi con la forza, sarebbero stati promessi alle truppe 3 giorni di libero saccheggio, la popolazione non ha mai avuto dubbio di perdere questo assedio. E questo malgrado le truppe francesi fossero 4 volte superiori a quelle che difendevano la città. E questo è comunque un segno paranormale. Ci sono altre cose che ho letto che mi hanno incuriosito e che mi hanno portato a pensare a quello che con certi occhi potrebbe essere visto come un intervento appunto divino o qualcos'altro, o appunto soprannaturale. Quindi mi ha attratto anche per questo. Non dimentichiamo anche che all'inizio del Settecento cominciano a crescere tutta una serie di curiosità verso argomenti inspiegabili che hanno poi dato origine in epoca romantica alle figure gotiche che noi conosciamo dalla letteratura. Del secondo terzo decennio del Settecento un trattato di un religioso, Don Agustin de Calmet, che classificava tutti gli eventi paranormali legati a fantasmi, spiriti e vampiri. Il termine vampiro è stato utilizzato la prima volta all'inizio del Settecento appunto da Calmet, che vabbè, per carità, riprende tutta una serie di leggende che risalgono addirittura agli antichi romani o ai greci, però comunque va a toccare in maniera sistematica tutta una serie di argomenti che poi, guarda caso, nell'Ottocento hanno fatto sbocciare tutta una letteratura romantica di una figura che a quel punto è diventata anche nota dal punto di vista letterario e culturale. Quindi anche da questo punto di vista l'inizio del Settecento è straordinario. Invece parliamo del luogo, tu sei di Torino e sei rimasto in casa anche dal punto di vista della pubblicazione perché sei stato pubblicato dall'editore La Corte. Sì, esattamente.
Vuoi parlarci di questa esperienza? Come hai scelto? Come sei stato scelto? Quando ho iniziato a scrivere questo lavoro ho detto, visto che qui c'è un impegno importante, perché ci ho impiegato quasi 8 anni a documentarmi, a studiare la storia di Torino e l'epoca, ho detto voglio puntare su un editore all'altezza, cioè un editore che veramente possa credere in me e supportarmi. Al Sole del Libro di Torino di qualche anno fa ho conosciuto Gianni Lacorte, che mi ha fatto un'ottima impressione. Ho visto che molto dinamico, crede molto nei suoi autori, e allora ho detto, beh, è un editore torinese, io sono torinese, la storia parla di Torino, magari l'idea gli piacerà, e in effetti gli è piaciuta. Mi ha fatto penare un po' prima di darmi la risposta definitiva, e dopodiché però devo dire che è stato un matrimonio che mi ha reso molto felice, molto felice, sì, perché è un editore che mi sostiene tantissimo, mi carica, mi promuove veramente ovunque, le sta tuttora provando tutte per dare maggiore spazio. Comunque questo è un libro che si trova ovunque nelle librerie più importanti, cioè io l'ho trovato alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano, negli scaffali per esempio. Quindi, mi sarà una bella soddisfazione. Sì, tutte le volte mi vengono le lacrimucce quando lo vedo, perché non mi pare vero. Invece progetti per il futuro? Ah. Hai qualcosa in cantiere o qualche idea che ti frulla in mente? Sì, intanto vorrei restare su Torino, perché mi piace l'idea di connotarmi come un autore che parla di Torino. In fretta e furia, per un'idea così del mio editore, ho buttato giù un soggetto ambientato nella Torino dei giorni nostri, da cui potrebbe nascere un romanzo, insomma c'è un'idea. Cambi quindi. Quindi rimarrei comunque storica, su, ma rimarrei, sì, esatto, rimarrei a Torino. E d'altra parte ho cominciato a fare lo studio un po' più approfondito di altre epoche torinesi. In questo momento mi sto appassionando del 300 torinese, perché a Torino nel 300 non c'era nulla. Grazie a Luca in particolare per l'intervista. Per voi che ci state seguendo, su themantovanis.blog, sulla pagina Facebook, trovate tutte e tre le recensioni complete della Città delle Streghe, la Città dell'Assedio e la Città dei Santi. Grazie, e se avete letto commentate e insomma, metteteci cosa ne pensate in un commento. A presto. Ciao. Ciao. Ciao.